Coccarda, 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 coccardina. Coppa Italia, resoconto, vi ricordo tra l'altro la live chat, la faremo venerdì alle ore 19, vi aspetto numerosissimi alla vigilia di Inter Verona, che è l'ultima partita, insomma, che ci attende prima di andare a Riyadh, quindi per la Supercoppa, live chat. Coccarda, coccardina, sì, faccio un po' lo spiritoso, perché i rossoneri hanno lasciato il trofeo della coccarda tricolore. Poteva accadere a noi, e come se poteva accadere a noi, ragazzi, perché se qualcuno ha visto Inter Parma, credo che abbia avuto il suo stringiculo finché quel gran professionista di Acerbi al minuto supplementare, numero 110, non è diventato il match winner. Al Milan è andata male. La parziale attenuante dei rossoneri, c'è da dire che a San Siro è arrivato il Torino, che comunque è una squadra di Serie A, il Parma è una squadra di Serie B, però anche loro si sono trovati supplementari e diciamo la verità, loro erano in superiorità numerica perché a un certo punto nel Toro era stato espulso Gigi. Allora non sono qui per perculare i rossoneri, so benissimo che loro ci avrebbero perculato. Sapete, si è girato Giroud, quanto sono andato avanti. Si è girato nemmeno stasera, però dobbiamo essere molto sinceri, io, a me piacciono gli sfottò, li prendo, li ricevo, quando sono educati, secondo me, perché poi tralascio gli invasati da una parte e dall'altra, ci stanno, quindi quando mi dicono si è girato Giroud che devo fare a bozzo, però un mio amico mi ha subito mandato un calembour dopo questa partita, il Milan saluta la Coppa Italia a dopo, a dopo. Saluta la Coppa Italia a dopo, sì, perché a dopo è il nome del calciatore del Torino che li ha giustiziati. Io mi trovo a Roma, quindi sono molto sincero per impegni presi precedentemente, tra l'altro è notte fonda, sono in albergo, sto per entrare a Milano, quindi non è che abbia visto moltissimo di questa partita, però credo che Milan e Inter abbiano avuto in comune il fatto di non aver interpretato questo ottavo casalingo di Coppa Italia e io ovviamente penso all'Inter. Con il giusto animus pugnandi, ed entrambe forse, anzi senza forse, hanno dimostrato che le seconde linee non valgono i titolari. E quindi lo sfottò ai cugini ci sta, perdonatemi, perché se fossimo usciti noi col Parma, stavamo rischiando, abbiamo rischiato di farlo, ma purtroppo noi siamo dentro, nel trofeo della coccarda, e i rossoneri no, e quindi permettetemi insomma di fare qualche risolino. Però sono molto sincero, quindi se pensate che io vado avanti molto adesso con la coccarda, vado avanti poco stavolta. Sapete perché? Perché non mi posso dimenticare che comunque l'Inter c'ha poco da ridere, per come l'abbiamo vista col Parma. L'Inter ha i suoi problemi, forse qualcuno comincia ad averlo anche il Milan, che abbiamo giustamente riconosciuto essere spesso più squadra dell'Inter. L'Inter ha dei singoli migliori, ma il Milan sa essere più squadra. Però sapete perché? Non me lo voglio godere fino in fondo, a parte che voglio dire, trattasi di Coppa Italia. Che poi anche lì, trattasi di Coppa Italia. Se ti qualifichi, vedo che, vabbè, anzi, hai fatto anche fatica col Parma, pirla. Sì, comunque intanto se esci, poi diventa un problema. Anche se a me sembra che i rossoneri, forse, forti dello scudetto che hanno vinto siano sempre più anestetizzati dei nostri, cioè non lo so perché adesso è notte fonda, non so se nei prossimi giorni ci sarà questo gran casino sull'eliminazione della Coppa Italia. Ripeto, in 11 contro 10, perché il Milan è più forte del Torino. Sicuramente so che cosa sarebbe successo da parte dei nostri, dei miei, se fosse toccato all'Inter. Non mi sorprendo che magari se è uscito il Milan-Inter, si è andato avanti, continuano le critiche all'Inter che mi fanno anche abbastanza ridere, ma alcune sono in malafede, preconcette, ed altre mi fanno arrabbiare perché vengono da chi dice di amare l'Inter. Siamo tutti consci che l'Inter sta andando al di sotto delle aspettative, ragazzi, cioè non siamo pazzi, lo vediamo tutti. Però secondo me lo sfascismo massimo su tutto, e via questo, e via quell'altro, e firma. E che cazzo aspetti? E Inzaghi non sei capace. Secondo me non ci porta da nessuna parte. Quindi io sono il primo a criticare la mia Inter,
che continua a prendere dei gol, anche se devo dire che il gol che ha fatto Juricek a Hajduk Spalato con la maglia del Parma San Siro era, secondo me, onestamente, un gol imparabile, quindi c'è poco da dire. Però continui comunque a prendere gol, girala come vuoi. Però vi vorrei fare un appello, ragazzi, nerazzurri, giovani e meno giovani. Va bene ridacchiare perché il Milan è uscito dalla Coppa Italia, perché loro avrebbero fatto lo stesso, ed è giusto, ci ridacchio anch'io, nel sano spirito di derby, di sfottò sempre educati. Quindi il Milan saluta la Coppa Italia a dopo, però vi invito ad essere molto prudenti sugli sfottò, a stare belli in cesta, noi interisti, perché voglio ricordare che siamo comunque ancora 3 punti indietro in classifica, in Serie A, per colpa di quello stramaledetto derby perso la 5ª giornata, cos'era il 3 settembre, e se la Roma non fa un 1-2 clamoroso negli ultimi minuti, i punti sarebbero già diventati 5 dopo il nostro pareggio a Monza, con la complicità dell'arbitro, lo ribadiamo ancora, perché qua bisogna sempre dire tutto, Guansacchi, ma anche con dei meriti da parte nostra. Però, cari interisti, aspettate un attimo a ridere, a prendere in giro i cugini, perché troppe volte abbiamo commesso il solito stramaledetto errore di sottostimarli e di sottovalutarli, di continuare a ripeterci tra di noi, nei nostri buoni salotti, che siamo più forti, che abbiamo dei giocatori migliori. Sì, però lo scudetto l'hanno vinto loro, ed è inutile che continuiamo a dirci che gliel'abbiamo regalato, perché questo mi fa ulteriormente incazzare, perché è una nostra colpa, una nostra grandissima colpa. Ma siccome io sono sempre stato uno che ha riconosciuto i demeriti propri e i meriti altrui, c'è stata comunque una grande volontà da parte loro e quindi un grande merito di vincerlo. Quindi non ridiamo troppo, sì, certo che ci facciamo una bella risatina perché il grande Milan è già fuori dalla Coppa Italia, ma ricordiamoci che settimana prossima ce li troveremo davanti a Riyadh in Arabia Saudita, ve l'ho già detto. Io, salvo clamorose sorprese o casini dell'ultima ora, sarò là in Arabia, e se l'Inter dovesse perdere questa Supercoppa non tornerò più. Sì, non torno più, resto là, perché non posso accettare questo smacco. Quindi stiamo belli in cesta, belli, calmi, tranquilli, prudenti, rispettosi dei rossoneri, perché troppe volte, ribadisco, ci siamo fatti fottere dal nostro atteggiamento snob, e tanto siamo più forti, e dove volete che vadano quelli là? Bene, quelli là sono andati a vincere lo scudetto l'anno scorso, ve lo ricordo, e soprattutto quelli là sono ancora avanti a noi in classifica di soli 3 punti, grazie al cielo, perché potevano, ribadisco, essere 5. Quindi, siccome c'è Riyadh, teniamoci la nostra qualificazione in Coppa Italia coccarda, ridacchiamo pure sulla loro eliminazione, ma stiamo in cesta, rispettiamoli tantissimo, non sottovalutiamoli mai, perché loro, anche nei grandi appuntamenti, hanno spesso dimostrato di essere più squadra di noi, e questo bisogna riconoscerlo. E io non ho assolutamente intenzione che a Riyadh noi si vada sempre con questo cazzo di atteggiamento nostro borghese snob. Loro sanno riprendersi, loro sanno uscire dai casini meglio di noi, perché reagiscono meglio, perché l'impatto dell'ambiente è minore. Mi sembra che l'ambiente, ripeto, sia più anestetizzato rispetto a quello nevrotico nostro. Quindi massimo rispetto dei rossoneri, certamente coccarda, certamente gli sfottò, e poi vi voglio vedere in live chat, ripeto, venerdì alle ore 19 vi voglio vedere in live chat, parleremo naturalmente dei pochi giorni che mancano alla Supercoppa Italiana. State in cesta, rispettate il Milan, non fatevi fottere un'altra volta sottovalutando l'avversario, ve lo dico prima, guai a sottovalutare il Milan. Guai! Un saluto, ragazzi, viva l'Inter, e comunque, coccarda!